Maurizio Migliavacca, stiamo entrando nell'anno scolastico, diciamo, che porterà alle elezioni del 2013. Ecco, ci arriviamo a questa nuova legge elettorale? Noi abbiamo fatto e faremo di tutto per arrivarci, perché quella uscente è improponibile, i cittadini devono poter tornare a scegliere i parlamentari. E però non abbiamo di fronte un interlocutore, la PDL, con le idee chiare. Un giorno è per un sistema bipolare, il giorno dopo invece è per un sistema puramente proporzionale. La ragione dell'impasse nasce tutto da queste oscillazioni. Noi ci proveremo con tutte le nostre forze, abbiamo sfidato la PDL a fare le sue proposte in Parlamento come abbiamo fatto noi. E comunque per noi due principi sono irrinunciabili. Uno l'ho già detto: gli elettori devono poter tornare a scegliere i loro parlamentari, meglio con il sistema dei collegi. E l'altro principio fondamentale è che quel lunedì sera non solo gli italiani ma il mondo devono sapere chi governerà l'Italia, perché se avessimo una legge elettorale che favorisce l'ingovernabilità, a pagare sarebbero tutti gli italiani, e quindi noi vogliamo un premio di maggioranza consistente. Credo che siano proposte ragionevoli e spero che questa ragionevolezza si faccia strada anche tra gli altri. Al termine di un'estate che è stata segnata dalle polemiche intorno ai grillini, al rapporto tra grillini e Partito Democratico, come può fare comunque il PD a intercettare alcune delle tematiche che il Movimento 5 Stelle ha saputo raccogliere in questi anni trovando consenso tra i giovani? Aprendo porte e finestre alla società, alla partecipazione e alla democrazia. Come dice Bersani, il contrario di populismo è popolare, e noi non a caso abbiamo scelto di fare le primarie anche se non era obbligato per statuto, anzi per statuto Bersani poteva tranquillamente da solo candidarsi alla presidenza del Consiglio. Le primarie vogliono dire mettersi in gioco, chiamare i cittadini a scegliere e a votare, vogliono dire ricucire il rapporto tra politica e società, e qui sta la differenza tra il Partito Democratico e gli altri partiti. La PDL pensa di risolvere questi problemi a Villa Certosa in Sardegna, Grillo, come abbiamo letto in queste ore, pensa di risolverlo nel tabernacolo della rete dove due o tre gestiscono tutti. Noi vogliamo guardare in faccia i cittadini e vogliamo che i cittadini ci diano la spinta fondamentale per vincere le prossime elezioni politiche. Parte del mondo economico, in particolare imprenditoriale, abbiamo visto in queste ore a Cernobbio, sta cominciando a chiedere un Monti bis. Io penso che l'Italia sia un paese normale, che l'esperienza Monti corrisponda ad una soluzione assolutamente transitoria, che con le elezioni politiche gli italiani, come in ogni altro paese europeo, devono poter scegliere tra opzioni alternative tra di loro, centrodestra, centrosinistra, e quindi noi ci batteremo perché gli italiani non solo possono scegliere il governo futuro, ma ci auguriamo possono dare una sterzata votando il Partito Democratico.